Impareremo a camminare, moltiplicare la nostra voce. Buongiorno a tutti, buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno. Come la moltiplichiamo la nostra voce per noi veri tifosi, che non diciamo che è sempre tutto bello e sempre tutto giusto, ma facciamo un'analisi più reale, più concreta. Vi ricordo che sostiene questo canale, anzi voglio fare come fa qualcun altro. Mi piace questo nuovo modo di promuovere, no? Allora, non lo so, parliamo di Bremer. Oggi parliamo di Bremer, no? Ma prima di parlare di Bremer, voglio salutare Chipstar. Ciao Chipstar! Ciao Chipstar, come stai? No, scherzo, no, perché mi ovviamente io guardo da altri youtuber, tra virgolette, che poi non sono youtuber, come promuovono, anche per imparare, no? Ah, tolte le battute, sotto in descrizione vi lascio il link di Chipstar, unica società che vi dà il 15% di cashback mensile sulle sconfitte, cioè quando si perde. Quando si vince metti in tasca, quando si perde recuperi il cash, quindi nessun altro te lo dà. Provalo. Com'è che? Solo. Com'era quella di Bud Spencer? Solo Banfis ti darà forze, grinta, volontà. È vero, voglio farlo anch'io. Solo Chipstar ti darà il cashback a volontà. Comunque, vi lascio tutto in descrizione. Ho fatto già 2 minuti di cagate, ma diciamoci la verità, ragazzi. Scrivetemelo qua sotto perché mi dovete dire la verità. Chi viene su questo canale a sentire quello che ho da dire, il mio video giornaliero, viene per le notizie o viene per farsi 2 risate? Eh no, vi dovete scrivere la verità, perché se no vi deve, prendo allora giornale, no, perché non dà notizie, scrive solo cagate, però se no prendo le applicazioni, i siti e vi do le notizie e basta, senza farci 2 risate. Allora ragazzi, notizie che bisogna giocare col Genoa, intanto non oggi, pare domani, no, o domani o giovedì, domani forse, oggi, quando è che giochiamo col Genoa? Non lo so quando giochiamo, cioè vabbè, non do le notizie, però non sono neanche informato, dai, dovrei chiudere il canale, chiudilo il canale, Zoccolo! Comunque, non ricordo se oggi o domani, so che domani c'è la Supercoppa che vinceranno quei maledetti, perché la Juve gli manca mezza squadra, quei maledetti, li ho ribattezzati la squadra degli Avengers. Perché loro sono immuni a tutto, non hanno infortuni, non hanno casi Covid, non hanno niente, loro sono gli Avengers, sono indistruttibili. Ieri, siccome tanti mi hanno scritto, come mai oggi nessuna frecciatina all'Inter, allora oggi parto subito così. Comunque, dobbiamo giocare col Genoa, Ibra non ci sarà, che è squalificato, ma comunque non avrebbe giocato. Sono curioso di vedere cosa farà Pioli, perché noi dobbiamo vincere la partita sicuramente, perché io la Coppa Italia ci tengo e ci tengo tanto, perché poi vedi, vai a giocarti la Supercoppa, però allo stesso tempo devi fare un po' di turnover, devi fare un po' riposare qualcuno, perché poi con lo Spezia devi mettere i titolari, poi c'è la Juventus, cioè bisogna, e poi c'è il derby, cioè bisogna far riposare qualcuno. Allora Gabbia e Kalulu giocano, perché tanto poi dovrebbero tornare Tomori e gli altri, tanto si gira voce gira che Tomori già oggi, massimo domani, potrebbe già essere negativo, gira voce, quindi dovrebbe esserci per le prossime partite. Quindi Gabbia e Kalulu giocano, anche perché se no chi gioca? Nessuno. Tonali gioca perché è squalificato. Rebic gioca, che non gioca da 2 mesi, anzi lui ha bisogno di giocare. Giroud gioca dato che Ibra è squalificato. E poi ho la paura che quello fa giocare Daniel Maldini. Mamma che paura che c'ho. Anche perché Diaz, no, quando riposa mai. O metterà Krunic trequartista col Genoa? Può essere che metterà Krunic, però secondo me dovremmo essere un po' più offensivi. Penso che giocherà Messias, quindi Messias, Rebic e Giroud davanti con Krunic dietro la punta. Penso che possa giocare così. Penso che possa giocare così con Bakayoko a centrocampo, e vediamo se proverà l'esperimento Florenzi, perché io ve l'ho già detto,
che Florenzi, magari stasera no perché ancora Calabria non è rientrato, ma io sono stato il primo a dirvi, guardate che a centrocampo può giocare Florenzi, può giocare Calabria, persino Kalulu potrebbe giocare, sono stato il primo a dirvelo, se vi ricordate andatevi a vedere i video, e adesso sento che anche qualcun altro inizia a dire, occhio Florenzi potrebbe giocare lì, lo dico da una vita io, non mi piace questa super esaltazione di Florenzi, cioè sta facendo bene, va bene, bello de nonna, uno dei miei giocatori che mi piacciono, ma mi piace perché mi ricorda me, cioè non eccelle in niente, però lo puoi mettere un po' dappertutto, no? Cioè puoi metterlo un po' dove vuoi senza che sia eccellente in nulla, quindi questa esaltazione non mi piace tantissimo, però sono contento di averlo. E questi sono quelli che giocheranno, penso che giocherà Teo, anche perché non c'è nessuno di là che può giocare, l'unico che potrebbe giocare è sempre lo stesso Florenzi, che però deve giocare a destra che non c'è Calabria, Kalulu che potrebbe giocare di là comunque deve giocare perché mancano i centrali, e quindi non è che abbiamo molte scelte, non è che abbiamo tutta sta scelta per fare i cambi, di conseguenza dovremmo fare turnover ma non abbiamo grande scelta per fare turnover, ecco questo è un po' il succo del discorso. Per il resto si continua a parlare di Bremer, spingono per Bremer, a me piace, so che piace a tanti, però non esageriamo, cioè non è che siamo andati a prendere Sergio Ramos, piace, vediamo a che cifre, perché già se parliamo di 40 milioni parliamo di nulla, quindi bisogna vedere a che cifre si riesce a portare, lo scambio con Pobega era ottimo, a pari. Puoi metterci una differenza, ma poca roba. Ma il Milan penso che non glielo dà a Pobega. Tanto perché ieri non l'hai fatto giocare, mannaggia Djuric. Si parla di mandare in prestito sia Gabbia che Pellegri, sono d'accordissimo. Però se mi mandi in prestito Gabbia, oltre a un difensore centrale al posto di Chiesa, devi prenderne due. Cioè, non devi prendere uno, devi prendere due. Quindi può essere che il Milan ne prenda due e manda in prestito Gabbia? Ma... Mi sembra difficile, cioè per le emergenze che abbiamo noi sono d'accordo su mandare via su mandarlo a giocare perché così lo fai crescere, però se noi siamo pieni di emergenze, siamo la squadra delle emergenze, quindi vediamo cosa succede. Va bene ragazzuoli, per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, mettete un like, ma vado a bermi un bel caffè. Volevo dirvi niente, ieri sono stato su Juventus, vi ho fatto vedere. E non, sai che non so quando gioca il Milan, non so se gioca oggi o domani, porca miseria, non lo so, mi sono perso perché adesso devo andare a prendere mia moglie in aeroporto, vabbè, tanto adesso lo vado a vedere. Ciao belli, ci vediamo alla prossima, ciao.